Bene, questo è l'intervento di Hillary Clinton alla Casa Bianca. Adesso, come avevo preannunciato, la nostra Valentina Antonello ti torna ad aggiornarci sulla nuova riunione che si sarà stasera alle ore 20, la riunione della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, che dovrà pronunciarsi sulla questione della decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. La vediamo con un ospite. Valentina, prego. Sì, buongiorno a voi. Innanzitutto 24 ore ha proposto il Presidente della Giunta Stefano, si puntava ad una mediazione, ad una trattativa, evidentemente si sta andando invece nel muro contro muro con le ultime dichiarazioni sia dell'onorevole Gelmini per il PDL che del capogruppo alla Camera Renato Brunetto, sostanzialmente ribadiscono la linea: se questa sera la Giunta vota allora il governo cade. E questa sera alle 20 dovrebbe riaprire i lavori il senatore Augello con una rapida integrazione e poi ci dovrebbe essere il dibattito che precede il voto, e questo è un po' il nodo che sta dividendo le posizioni, con il centro-sinistra stasera e invece il centro-destra che punta ad un rinvio. Abbiamo con noi il senatore Michele Giarrusso, Movimento 5 Stelle, ben arrivato. Buongiorno a voi. Membro di giunta, che cosa secondo lei accadrà questa sera? Si andrà al voto? Innanzitutto Augello e brevità di una relazione credo che non vadano molto d'accordo, l'abbiamo visto ieri sera, quindi sicuramente cercherà di avere ulteriormente tempo con qualche altra fumosa affermazione sul nulla cosmico. Noi abbiamo puntato già da ieri sera a discutere ai sensi del regolamento, perché vede, il Movimento 5 Stelle è per il rispetto delle regole. Noi abbiamo chiesto che si rispettasse l'articolo 93 del regolamento del Senato, che prevedeva una breve discussione e una votazione unica per le eccezioni preliminari. Quindi stasera voi puntate a chiudere? Noi stasera che puntiamo a chiudere sulla relazione di Augello. Ecco, il PDL sta valutando l'ipotesi di non partecipare ai lavori. Lavori che proseguono comunque per voi? Sarebbe gravissimo, perché noi chiediamo soltanto il rispetto delle norme. Le norme, lei sa, la Severino prevede una dichiarazione immediata della decadenza. Invece noi da un mese, anzi più di un mese, che stiamo dibattendo questo tema. L'Italia ha grandi problemi che aspettano, non si può più temporeggiare sulle questioni che riguardano un pregiudicato. Il senatore Malan ha lasciato intendere che potrebbe presentare una quarta pregiudiziale, ne sapete nulla? Ma ce lo dirà Malan, sicuramente cercheranno di tirare fuori dal cilindro qualunque cosa possa allungare i tempi della discussione. Già ieri sera, quando aveva finito Augello, non erano neanche d'accordo fra di loro, quelli del PDL, su che cosa fossero le indicazioni di Augello. Dicevano che non erano nemmeno questioni pregiudiziali. La verità è che non si sapeva nemmeno che cosa volessero, tranne una cosa sola: non fare discutere ieri sera le pregiudiziali e non andare al voto. Senta senatore, questa situazione sta ricompattando PD, Scelta Civica, SEL e Movimento 5 Stelle. Si può prefigurare una nuova maggioranza, magari per un governo di scopo, che questa alleanza si replichi? Guardi, una democrazia compiuta ha bisogno di una grande opposizione. Quello che sta accadendo in questi giorni, i cittadini lo vedono, è la presenza in Parlamento di una vera grande forza di opposizione di cui il Paese ha bisogno. Anche per avere un buon governo ci vuole una buona opposizione. Ecco, ma questa vostra opposizione potrebbe diventare maggioranza magari con il PD, come state registrando in giunta? Certamente non con questo governo, non faremo da stampella a nessuno. Ci sono troppe divergenze, come bene ha spiegato Grillo. Il nostro programma è completamente antitetico, noi siamo un'alternativa a questo governo. Quindi anche in caso di crisi starete fuori? Guardi, questo lo diceremo assieme, ma sicuramente proporremo al Presidente Napolitano il nostro programma, come abbiamo fatto sempre. Grazie, se non avete domande da studio... Grazie Valentina, ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. Alla Camera nel pomeriggio si votava per l'istituzione del Comitato Parlamentare dei 40 e per le riforme costituzionali ed è scoppiata la bagarra. Che cosa è accaduto? Che i deputati 5 Stelle hanno scatenato una contestazione con tanto di cartelli, mani alzate, a dir poco vibrante. La Presidente della Camera dei Deputati Boldrini, Laura Boldrini, è stata costretta a sospendere la seduta. Eccola qui, gli insulti non possono essere consentiti, ha detto, e poi ha convocato la conferenza dei capigruppo. Il DDL, approvato con 397 voti a favore, 132 contrari, torna ora al Senato per la seconda lettura. Allora, vi proponiamo un passaggio del duro botta e risposta tra il deputato del Movimento 5 Stelle Di Battista e appunto la Presidente Boldrini. Quando noi sosteniamo che il PD è uguale al PDL, non è vero, ci siamo sbagliati. Il PD è peggio del PDL, perché se non offenda il malaffare ha rovinato questo no, paese. No, non offenda, non offenda. La prego, usi un linguaggio consono senza offendere, per favore.
Concludo dicendo, Presidente, con tranquillità, puniteci, sanzionateci se ce lo meritiamo, ma prima sbattete fuori dalle istituzioni i ladri che rappresentano basta. Il popolo. Basta, lei non può usare toni offensivi. Beh, e questo punto di scena alla Camera dei Deputati.